Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo random video. Oggi andremo a vedere Clash of Clans, andiamo a vedere le maggiori novità di questo nuovo aggiornamento che ha introdotto il municipio livello 15 e andremo a fare quindi qualche miglioramento vario e poi andiamo a fare la nostra scalata giornaliera dalla Lega Leggenda, signori. Quindi iniziamo subito, abbiamo la nostra fabbrica di incantesimi che ha quasi finito e direi anche di, visto che abbiamo parecchie gemme, di andarla a gemmare velocemente. Quindi via, ecco qui la nostra nuova fabbrichetta, abbiamo il nostro nuovo incantesimo in teoria. Quindi abbiamo il nuovo incantesimo richiamo livello 1, vediamo un po' imparare un po' ad usarlo. Quindi vediamo subito che libri abbiamo, quindi io direi di utilizzare intanto un po' di libri che abbiamo qui. Abbiamo sicuramente questo libro qui, il libro degli eroi, che andiamo a utilizzarlo subito perché dobbiamo andare a riscattare il nostro premio qui, quindi li devo consumare altrimenti fra 4 giorni l'ho perdo. Però per far quello dobbiamo prendere un po' di nero perché io direi di fare un po' di eroi. Vediamo qui quanto ci manca per ottenere il nostro premio, sono 190 punti, quindi 190 punti li dovrei fare abbastanza velocemente. Saccheggio un totale di 50.000 di Elisir. Insomma, velocemente non tanto però, velocemente non tanto. Però, vediamo un po'. Allora, io direi intanto di utilizzare subito il libro, questo qui, e lo utilizzerei subito con il sorvegliante, visto che l'Elisir mi serve, penso che sia la cosa migliore. Dai, utilizziamolo. Via. Ok, il nostro sorvegliante di 56 adesso. Ok, dopodiché con tutto questo oro qui, visto che abbiamo anche un libro, io direi di andare a fare una torre infernale, quasi quasi. Ho torre infernale, questo qui, il monolitto, io aspetterei fra 2 giorni quando mi si sblocca la possibilità del martello della costruzione, quindi il monolito aspetterei. Quindi io direi di andare a fare una bellissima torre infernale. Ok, e molto bene, la nostra torre infernale livello 9, signori. Ormai penso che quando avrò 70 anni giocherò ancora questo gioco qua, molto probabilmente. Allora qui doniamo al volo, vuole dei volanti, via. E visto che non sono molto abituato, molto pratico a fare attacchi dal PC, visto che ne abbiamo qua uno, proviamo subito questo è il mio esercito, vediamo un po' com'è attaccare da PC, signori. Poi gli attacchi della Lega non li farò chiaramente da PC perché sono veramente scarso da PC, anche da telefono faccio cagare, però è un po' meglio. E vabbè, questo qui è un livello 13, io direi di annientarlo molto velocemente. Io lo annienterei molto velocemente in questo modo qua. Andiamo a vedere un attimo il nostro registro. Ci hanno già tolto 75 coppe oggi, quindi sono indietro di 4 attacchi. Devo dire che non hanno fatto attacchi eccezionali, quindi abbiamo possibilità di recuperare. Quindi andiamo a fare subito il nostro primo attacco. E let's go! Allora, intanto il monolito non ce l'ha, molto bene. E io direi di sfondare da qua con gli eroi e poi attaccare davanti con le aeree. Quindi io direi cucciolo. Vamos. Ok,
bene. Beh, cerchiamo di terminare l'attacco. Comunque devo dire che con gli attacchi aerei il tempo non è un problema, perché facevo sempre attacchi con le terrestri, mi facevo sempre fatica ad arrivare alla fine con il tempo. Con gli aerei devo dire che questo problema non c'è. Ok, morti tutti. Abbiamo fatto un ottimo 80%, devo dire. Molto bene, quindi 26 coppe. Ok. 26 coppe, ottimo. Abbiamo già l'esercito pronto, direi di andare ad addestrare ancora, mettiamo sotto la truppa. Porca miseria. Vabbè, abbiamo la pozione, ok, molto bene. Via. Ok. Andiamo via di questo. Riempiamo il nostro castello con le monete gratuite che abbiamo. E andiamo subito a fare il secondo attacco, anzi raccogliamo un attimo cosa abbiamo ottenuto, vabbè, 3.000 punti dell'altro villaggio, e direi di andare con il secondo attacco immediatamente, via. Oh, qui abbiamo il monolito, quindi sarà già un po' più difficile, anche le pozioni, devo dire, è un po' difficile questo. Qua faremo sicuramente cagare. Però partiamo da, io direi di partire da qua sotto. Ok, vabbè, qua noiosissimo. Quindi dopo più di due attacchi abbiamo un deficit di 24 coppe, direi molto 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 bene. Le truppe sono pronte, andiamo a fare i due attacchi successivi. Io direi tanto di fargli fuori il super cazzone qua in fondo, perché è molto fastidioso. Quindi dai. E poi io direi di attaccare da qua. Oppala. Ok. Io direi di buttare queste qui. Ok. Il dirigibile lo mandiamo in questo momento. Qua ci buttiamo una bella gelo. E via di potere del mago. Ok, ottimo, ottimo, ottima. Qua ci buttiamo subito un gelo. E municipio è giù. Va bene, non importa, dai, in percentuale discreta, però porca puttana, devo ricordarmi il nero. Sono abituato a prima, quando non c'era bisogno di attaccare per le risorse, chiaramente. Quindi, riaddestriamo subito e andiamo a fare il secondo attacco. Quindi riempiamo subito il castello, castello pieno. E direi, vediamo un attimo il nostro registro come siamo. Siamo a patta con un attacco di svantaggio, quindi direi molto bene. Direi molto bene, andiamo con il quarto attacco di oggi. Ok, vediamo un attimo, abbiamo un monolite lì. Interessante. Io direi, buttiamo questo qua. Attacchiamo da qui con i nostri amici. Dio santo, subito buttato via così. Va bene. Ok. Qui. Ok.
Oppa. Cosa viene fuori qua? Cosa viene fuori qua? Ah, ho sbagliato, usarla subito. Va bene. Va bene così. Qua buttiamo questa. Ok. Solo 21 coppe, vabbè, quindi richiediamo il nostro esercito, adesso aspettiamo ancora un po'. Facciamo il quinto e sesto attacco in velocità subito, abbiamo tutte le truppe, molto bene, e quindi andiamo. Vamos! Molto, 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 molto male. Questo qui mi sembra abbastanza cazzuto. Ha un villaggio molto simile al mio, tra l'altro. Ok, io direi di attaccare da qui. Anzi, da qui, da qui è meglio. Ok. Quindi, cucciolo. Molto bene, andiamo di bocciatori dietro subito. Ok, e via con i nostri magnifici draghi. Ok, vediamo un po' come va. Vediamo un po' come va. Qui io direi di buttarci. Ok. Andiamo con la nostra mongolfiera gigante, usiamo il potere del mago e direi che forse le due stelle ce le abbiamo, le due stelle ce le abbiamo, molto bene, molto 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 bene. E abbiamo un nostro 80% anche in questo attacco, molto bene. Solite 26 coppe. Quindi in questo momento abbiamo un saldo positivo di più 47 addirittura, con un attacco in vantaggio, quindi oro. E passiamo subito al sesto attacco e andiamo. Però io metto subito sotto qualcos'altro, così la cosa si velocizza. Andiamo con il sesto attacco, via. vediamo un po'. Ok, ma come mai sto villaggio qui? Mi sembra, o sbaglio, un colore diverso? Ah, perché forse è già livello 5? Dio caro. Ok, io direi di provare proprio sta roba qua. Sbagliato, non sbagliato che sia, io voglio provarlo. Vediamo se... Ok. Molto bene. Non so se ne avevo già dato una. No, ho fatto una cazzata, ragazzi. Ho fatto una cazzata enorme, immaginavo. Ma porca puttana. Thank you.
Nada. 12 cazzo di coppe e vabbè. Vediamo se con gli ultimi due attacchi siamo più fortunati qua. Ho proprio fatto un errore io, mi immaginavo che andasse così male. Ho sbagliato. Procediamo con gli ultimi due attacchi della giornata. Ci dispiace solo per questo penultimo attacco, questo ultimo attacco qui che abbiamo fatto solo 12 coppe. Questo comprometterà un po' la giornata di Lega, però non disperiamoci, possiamo ancora migliorare. Qui vabbè, giochiamo velocemente le truppe e andiamo, l'esercito è ok e andiamo ad attaccare. Vamos! Allora, monolite non c'è. Ah, però la pozione furia incastrata lì sotto, io direi che è meglio attaccare da questo lato qui. Quindi iniziamo. Chiudiamo per via un po' di balanza, se vediamo un po' tutto. Di un muratore, dai, 77, dai, fammi 77, ok, 77, 25 coppe. Vabbè, di più non si riesce a fare. Prima viaggiavo sempre sulle 30, 32, 40 coppe, adesso è praticamente quasi impossibile. Vabbè, che usavo anche un esercito diverso, però allora gemmiamo al volo l'esercito, andiamo a fare subito l'attacco, riempiamo il nostro castello e andiamo con l'ultimo attacco. Vediamo un attimo come siamo messi. Siamo a più 84 coppe in questo momento, contro attacchi di vantaggio, però non è benissimo, non è buonissima la situazione. Però ok, dai, andiamo, ultimo attacco e vamos. Io direi di entrare da qui sotto con le streghe e con i due eroi. E poi. E ci mettiamo anche la campionessa a questo giro. Vamos. Ok. Via di bocciatori. Ok. Adesso iniziamo il nostro attacco con i draghi e vediamo. Vediamo un po', io qua ce ne butto un'altra. Ok, buttalo giù quel municipio di merda, molto bene. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 90, sì, di più, 91 e forse anche 92. Dobbiamo quelle risorse lì che adesso ci fanno molto comodo le risorse. E direi che una volta rubato questo possiamo anche chiudere. Ok, dobbiamo l'ultimo oro e chiudiamo tutto. Oro, 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 oro. Torniamo nel nostro villaggio base, abbiamo fatto tutti i nostri attacchi, quindi la nostra giornata si chiude per il momento con 189 coppe,
Ho fatto sicuramente di meglio, però col nuovo aggiornamento forse è la miglior giornata. Ieri infatti avevo fatto 177 e subito 159 e siamo anche dimenticati di farmi l'ultimo attacco, quindi per fortuna. E quindi oggi siamo al momento più 114, significa che loro possono farmi in media 27-28 per attacco. Quindi abbiamo delle chance, chiediamo le nostre truppe. Ok. E passiamo subito a fare i nostri miglioramenti come promesso. Quindi abbiamo artefatti, abbiamo due cose per gli eroi, quindi subito sotto la regina miglioriamo immediatamente. Poi direi di andare a prendere la nostra runa di Nero. Ok, andiamo a riempire il serbatoio, quindi via full di Nero, giù regina di nuovo. E via regina, ottimo, quindi non abbiamo più un cazzo da fare, andiamo a prenderci il nostro libro, adesso possiamo prenderlo, ok, quindi il prossimo giro abbiamo un altro miglioramento velocizzato, bene, adesso cosa cazzo facciamo con questo, con queste risorse? Con queste risorse io direi intanto di... Cioè abbiamo 4 milioni, dai dobbiamo prendere tutto. Prendiamo tutto, prendiamo tutto. Allora abbiamo, fra un giorno si libera un muratore. Fra un giorno si libera un muratore e noi lo possiamo mettere sotto a fare qualsiasi cosa tipo questa. Quindi io direi di usare tutto l'elisir che abbiamo per fare nuovi muri. E andiamo a fare i nuovi muri che sono veramente bellissimi, signori, ma sono uno spettacolo incredibile, guardateli, cioè hanno più 1000 di vita rispetto a questi qua, cioè niente di che, però hanno un'estetica che è veramente molto figa. Quindi, anzi, io direi anche che visto che abbiamo un po' di medaglie degli assalti, io mi farei anche un 2005 di questo, così me ne faccio anche già un altro. Ok. E porto quasi a zero, anzi 2 milioni quella roba lì. Bene, dopodiché io vorrei andare a mettere giù la nuova difesa, quindi abbiamo 1.200.000, 1.200.000 più 6.400 fa 17.600, quindi abbiamo spazio per un altro muretto anche di oro, giù, e dopodiché mettiamo giù la nostra super difesa nuova, boom, e andiamo a metterla, intanto la mettiamo, io vorrei metterla qui, insieme, vabbè, intanto mettiamola qui, dai. Boom. Ok, anzi andiamo a modificare anche già il nostro villaggio. Io lo vorrei. Andiamo a vedere un attimo qual è. Io vorrei rimuovi, vorrei mettere una pozione qui. Una pozione qui. Direi che qua va bene. E questa io la vorrei mettere qui. Ok, è una bomba, ce la possiamo permettere e ce la mettiamo qua. E questa qui, io direi qui. Quindi, cosa dite? Scrivete nei commenti come cosa ne pensate del mio villaggio. A me piace questo, devo dire. Poi nei prossimi video, se vedo che c'è un po' di attenzione, un po' di curiosità per il mondo di Clash of Clans, vi mostrerò anche tutti i miei layout di tutti i miei villaggi. Comunque, per il momento questa è la situazione. E per il momento io direi che possiamo terminare qui. Quindi, se vi piacciono questi tipi di video qui, scrivetemelo nei commenti, mettete like al video, iscrivetevi al canale, solo così io riuscirò a capire che questi contenuti qua piacciono a voi e solo in questo modo qui mi verrà voglia e entusiasmo per fare altri contenuti di questo tipo. Quindi, per il momento è tutto, se volete, a voi la parola per i prossimi video. Ciao a tutti!